Primo video ufficiale della biforcazione del mio canale. Biforcazione, per chi non sapesse che cos'è, praticamente avevo domandato nel video che ho pubblicato ieri se vi sarebbe piaciuto, insomma, avere dei video anche a tema film, serie TV e cose del genere, e io questa la chiamerò la biforcazione. Quindi tutte le volte che leggerete biforcazione non si parlerà di libri, ma si parlerà di film o serie TV. In questo caso, per diciamo introdurre questo nuovo argomento, io vorrei parlarvi della mia serie preferita in assoluto. Io vorrei parlarvi dell'eccitazione che è nata in me quando ho saputo che avranno fatto, cioè che avrebbero fatto, avranno fatto, mamma mia, come parlo, il mio francese entra nell'italiano, quindi è un disastro. Che avrebbero fatto anche quattro altre puntate conclusive per insomma dare una dignità a questa serie che genericamente non è finita molto bene. E io sto parlando della serie, ovviamente, le Gilmore Girls o Una mamma per amica, di cui qua ho i sette cofanetti. Io sono quasi a livello patologico con questa serie, è la mia serie in assoluto preferita, non è mai stata spodestata, è stata una delle prime che ho guardato in televisione dall'inizio alla fine ed è, diciamo, il primo amore e credo che non riuscirò ad abbandonarlo molto facilmente. La mamma per amica o le Gilmore Girls ruota intorno appunto a queste due ragazze Gilmore. Le ragazze Gilmore sono madre e figlia e sono rispettivamente Lorelai e Rory. Ovviamente sono nomi un po' strani, però se non ci sono nomi un po' strani in una serie TV, insomma, non andrebbe bene. Lorelai e Lorelai, in effetti, perché Rory si chiama Lorelai. Sono madre e figlia, vivono in una piccola cittadina nel Connecticut, che si chiama Star Sollo, è una località fittizia, ma si ispira ad una cittadina che la Amy Sherman Palladino, ossia la produttrice, insomma, di questa serie, ha incontrato, insomma, in uno dei suoi viaggi. Ed è apparentemente un posto assolutamente idilliaco. È un posto costellato da personaggi strani, un po' bislacchi, ma che ti coinvolgono e di cui ti innamori molto in fretta. Lorelai all'inizio è la direttrice di un grand hotel, appunto in questa località che è Star Sollo, la cui sola attrattiva in fondo sono i negozi di antiquariato e poi, vabbè, insomma, il fatto che sia una città molto caratteristica. E Rory invece è al liceo e al terz'ultimo anno di liceo, anzi il penultimo direi. Sì, è il penultimo giorno di liceo. E appunto in questa scuola di Star Sollo. La vicenda si apre con un cambiamento, diciamo, più o meno radicale nella vita di Rory, che è stata accettata in una delle migliori scuole private del Connecticut, ma questa scuola è molto cara. E in questo caso vediamo introdurre altri due personaggi principali, perni ruotanti di questa storia, e sono Emily e Richard Gilmore, ossia i genitori di Lorelai, con cui la stessa non ha un gran rapporto. E lei si ritrova a dovergli domandare dei soldi per la scuola di Rory. A questo punto possiamo dire che è una storia, è una serie TV ambientata nel presente, è ambientata ai giorni nostri, non ci sono elementi sovrannaturali, a meno che voi non pensiate che una parlantina assurda sia un elemento sovrannaturale, cosa che io ho assolutamente pensato. Una curiosità, ogni pagina di copione di solito vale per un minuto e mezzo, una scena quasi. Questa
Invece qui vale per quasi 25 secondi, 30 secondi di girato. Quindi hanno una parlantina pazzesca queste Gilmore. Sono particolari, caffè dipendenti, simpatiche, altruiste, complessate in un certo senso, perché Lorelai è la persona più complessata che esista, ma si fanno amare, si fanno adorare sia dalle persone che compongono questa cittadina, Luke che possiede la tavola calda, Miss Patty, Babette che è la vicina, Taylor che è l'amministratore cittadino, e Suki che è il cuoco più strano e bislacco del mondo, Lane che la madre la costringe a seguire una vita tutta casa e chiesa. E per 7 anni, perché sono 7 serie, vuol dire equivalente a 7 anni di film, diciamo il filmato, noi seguiamo le vite di queste meravigliose donne, di questa meravigliosa cittadina che, volenti o no, vi costringerà a continuare a guardarle e ad amarle. La nota dolente di questa serie è purtroppo un finale nell'ultima e settima stagione, che comunque è meravigliosa anche questa perché c'è un personaggio che è il mio preferito, le coppie sono quelle giuste, però manca qualcosa, manca un finale degno a tutta la vicenda. Ed è proprio per questo, dopo 8 anni dal momento in cui è terminata la serie, ed è proprio per questo che la Amy Sherman Palladino, insieme a Daniel Palladino, hanno scelto, hanno deciso di terminare, dare una conclusione con 4 episodi da più di un'ora di filmato. Saranno 4 episodi che faranno parte, insomma, in uno spazio temporale di un anno e saranno le 4 stagioni: Spring, Summer, Fall e Winter. Non so perché dicano Fall e non Autumn, ma fa lo stesso. E credo che inizino per Winter. No, inizia Winter, Autumn, Spring and Summer. Summer è l'ultimo capitolo in cui rincontreremo tutti i personaggi principali. Rincontreremo Rory, Lorelai, i fidanzati che Lorelai ha avuto durante la storia, gli fidanzati che Rory ha avuto durante la storia, ed è lì che voglio andare a parare, ma non vi dirò niente se non avete visto la serie, anche se mi sembra un po' strano che non abbiate visto questa serie, vero? Ok, sembro psycho, ma lo stesso. E io sono, credo, la persona più felice della Terra. A parte che è una serie. Aspettate che li appoggio giù perché sono tanti e pesanti. Ne tengo solo uno. Tipo, no, tengo fuori la mia preferita. Tengo fuori la quinta stagione, che è la mia preferita. È una storia veramente bellissima, a mio avviso, incentrata su un rapporto che può essere apprezzato come no, perché in effetti Lorelai ha avuto Rory che aveva solo 16 anni. Quindi la differenza d'età tra questa madre e questa figlia non è così esorbitante, potrebbero quasi sembrare due sorelle, e il più delle volte le scambiano per tali. E oltretutto le attrici sono state scelte proprio perché si assomigliano. Io trovo che la somiglianza sia abbastanza visibile, insomma, evidente. Però comunque il rapporto che hanno questa madre e questa figlia non ha niente di comune e niente di standard. Cioè, se voi vi aspettate un rapporto madre-figlia, è il tipico rapporto che hanno Emily Gilmore con Lorelai, ossia madre e figlia, però nonna e mamma. E il rapporto che hanno Rory e Lorelai può essere apprezzato come no, nel senso che, per esempio, io lo apprezzo moltissimo. Io da adolescente lo apprezzavo tanto, e adesso che sono magari un pochino più cresciuta, non dico adulta, però quasi, riesco ancora a apprezzarlo. Ma io non ho figli, quindi non posso sapere esattamente che cosa significhi avere un rapporto di un tipo o di un altro con una figlia, una madre, insomma. Mia mamma, per esempio, detesta Lorelai, non la sopporta. Cioè, a mia madre questa serie in generale non è che sia piaciuta molto, non è tra le sue preferite e mi odia tutte le volte che io torno a casa e mi metto a guardarla. Adesso le risparmio questo dolore perché me la sono portata via, quindi va bene. Però non vi preoccupate, guardo Elisa di Rigombrosa, quindi fa lo stesso, vi parlerò anche di quello.
E lei per esempio non sopporta perché dice che Lorelai è stupida, Lorelai è infantile, Lorelai non è una vera madre, seppure lei comunque si occupi di sua figlia, si preoccupi per lei, ha degli atteggiamenti veramente da bambina viziata e in un certo senso posso capirla. Per il resto, per me questa è la serie in assoluto, in assoluto, in cui posso trovare tutto quello che voglio trovare. È spassosa, è divertente, a tratti commovente, a tratti anche profonda, mi fa arrabbiare. Mi sono innamorata di due dei tre fidanzati di Rory e sono pazza per uno dei fidanzati di Lorelai. Mi piace il rapporto che piano piano Rory costruisce con i suoi nonni perché è molto importante. Io sono sempre stata molto legata ai miei e io posso capire che una ragazza sia molto legata ai propri nonni. E a tratti riesco anche a capire il perché Lorelai invece non riesca ad avere questo rapporto fusionale con i suoi genitori. È una serie completa, è il mio primo amore, scusatemi, mi trovo senza parole, però è veramente la serie mia preferita, è quella che mi accompagnerà per sempre, sarà il ricordo della mia infanzia, magari se domandate a mio papà il ricordo della sua infanzia sarà Happy Days, per me sarà le Gilmore Girls e non ho alcun dubbio su questo. Quindi magari adesso in questo momento, in questo frangente, sono molto, molto, molto emozionata e ho appena rifinito, cioè ho appena finito di fare una revisione totale, insomma, dei sette cofanetti. Ci ho messo un po' di tempo, però l'ho fatto e proprio perché voglio che molte delle mie domande vengano, diciamo, esaudite, i miei quesiti vengano, diciamo, tolti da tutti i dubbi che vi gravitano intorno, perché ci sono mille cose, cioè Rory finirà con Jess, con Logan, con Dean, non lo so, Lorelai e Luke si sono sposati, non si sono sposati, che fine ha fatto April, la figlia di Luke? E Babette è ancora lì e Mori stanno ancora insieme, hanno ancora dei gatti, c'è ancora albicocca? E sono ancora così folli in città, non so, Taylor si sarà dato una calmata, Suki avrà smesso di sfornare figli. E non lo so, gli Epelin, la band rock di Lane e Zack, avrà fatto successo? I figli di Lane e Zack, cosa è successo? Sono diventati grandi? Rory e la loro Lorelai Gilmore in carica? Che cosa succede? Cosa? Come? Io voglio sapere, voglio sapere, voglio sapere. Quindi io seguo tutte le informazioni che posso avere su questa serie particolare e non vi darò come dire, un'opinione, anche perché non ho assolutamente le facoltà per farlo, sullo stile, sulla fotografia, sulle musiche, sull'immagine, non mi interessa, io guardo il contenuto e anche per i prossimi video vedrete che io per i film vado molto a sentimento, cioè riesco comunque a comprendere se un film è più o meno ben fatto. Però se un film, anche se è bellissimo visivamente, tipo Mad Max, che mi ha fatto schifissimo, però è fatto benissimo, però mi ha fatto schifo, cioè riesco a capire se un film è fatto bene, ma se anche è fatto bene, però è un brutto film, a me non interessa. E quindi per il momento io credo di aver abbastanza parlato di questa mia serie, cioè 13 minuti, diciamo che possa andare anche bene. Fatemi sapere se anche voi siete in attesa di questo, diciamo, di questa conclusione, io spero corretta e giusta e finalmente decente per questa meravigliosa serie. Fatemi sapere qual è il vostro personaggio preferito, qual è la vostra serie preferita se le conoscete, il vostro episodio preferito. È assolutamente, cioè, il mio personaggio preferito è Rory, il mio personaggio maschile preferito è Logan, il mio episodio preferito in assoluto, anzi sono due, e sono la maratona di ballo e sono la brigata della vita e della morte. E niente, ditemelo, ditemi anche voi, cominciate a svalvolare anche voi con me un pochettino per questo revival, perché io sto implodendo, non posso continuare a parlarne da sola con me stessa o con quelle quattro persone che io so, che insomma, che mi capiscono. Quindi magari
Lasciatemi qualche commentino perché io sono tipo curiosissima, fremo, 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 fremo. E per il momento è tutto e ci vediamo presto con un'altra biforcazione e non biforcazione, quindi. Ho capito, ma io. Saltatori ai loro posti, prego! Tu hai paura? Beh, certo! La paura ha mai fermato i grandi. Non ero preparata. Coraggio, si vede che hai bisogno di un'emozione. Che significa? Rischi troppo poco. Perché? Perché non ho passato del tempo tra i nazisti, non mi hanno calpestato agli hooligan, oppure perché non ho combattuto con un pugile. Guarda che Clinton ne ha prese tante. Sarà divertente, sarà eccitante. È una cosa stupida, magari senza senso, ma è qualcosa di diverso. Non è questo il senso di essere giovane. Sta a te, amici. Puoi vivere 100 anni senza vivere un minuto. Sali lassù con me e avrai un minuto vissuto davvero. Andiamo.